Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma Che Trucco. Oggi video top e flop del mese di dicembre. In realtà è più un video sui ripescati, i prodotti più utilizzati, le fissazioni del momento. Quindi sarò pratica e veloce, inizio con il flop che al momento è uno solo ed è questo rossetto liquido di Fenty Beauty, il famosissimo Uncuffed. Perdonate il mio inglese, io non ho per nulla una buona pronuncia, l'ho studiato al liceo, l'è rimasto, ma c'è qualcuno che mi prende in giro, una mia cara amica che mi prende in giro, quindi a priori mi scuso. Allora, è il famosissimo Uncuffed, l'avrete visto in tutte le salse, ma proprio su di me questo colore non va. Se lo swatcho anche così sulla mano sembra un colore bellissimo, su di me mi fa effetto morta affogata, diventa grigio. Io ho provato a mischiarlo con altri prodotti, ho provato a metterci sopra un lucido, ho provato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma oltre a essere un colore pessimo sul mio viso, è anche un tipo di rossetto che mi secca, mi fa tutte quelle antiestetiche che mi sono rimesse lucida. Il rossetto adesso è l'ho messo male, va bene, non ci fate caso. Mi fa, i miei video sono tutti un po' così all'avventura. Mi fa proprio mi secca, mi fa quelle linee antiestetiche, insomma, non mi piace, ragazze. Quindi credo proprio che anche questo avrà a breve il foglio di via. Lo regalerò magari a chi il colore sta meglio. Ho già in mente chi. Quindi tende sulle mie labbra, caccia una componente grigiastra scura che è una qualcosa di incommentabile. In realtà, quando io cercavo, quando io ho acquistato questo colore, che comunque stiamo parlando di un rossetto di circa 22 euro a prezzo pieno perché Fenty Beauty non va quasi mai con i saldi, cercavo in realtà più un colore di questo genere, che poi è tra i miei top. Quindi da quando l'ho scoperto, e stiamo parlando di ben 10 euro il volume Vinyl Lipstick di Deborah Milano, praticamente l'ho indossato e non l'ho mollato più. Me lo porto ovunque, è comodissimo e praticissimo. L'applicatore è fatto così e ve lo mostro. Sulle swatchate in realtà sembrano uguali, ma su di me sono completamente diversi. Io non capisco perché questo va a essere grigio. Ecco, si vede che è più scuro. Esatto, sì. Lo sbocciati già si vede. Io in realtà cercavo un colore del genere, l'ho trovato a circa la metà del prezzo e quindi va bene così, va bene così. E quindi questo di Deborah Milano, in particolare lo 02, è fra i top del mese, vi assicuro che sto utilizzando praticamente solo questo. Ottimo, ottimo, ottimo. Sta bene con ogni tipo di trucco, dai trucchi più rosati ai trucchi un pochettino più elaborati, perché non è pesante, dura tanto, è bello lucido, bello, 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 ragazzi, consigliatissimo. Io talmente che mi è piaciuto ne ho preso anche un altro, che è lo 04, ma questo è un video dei preferiti. Io questo, tra parentesi, l'ho scoperto tramite il video di un'altra youtuber, sono detto proviamone uno, mi è piaciuto, ne ho preso un'altra colorazione che mi piaceva e credo che la mia collezione aumenterà, perché veramente io l'ho trovato d'acqua e sapone, non costano niente, sono davvero davvero ottimi. Anche, ripeto, come durata. Poi, prodotto rivelazione dell'anno, il mio mascara credo al momento preferito della vita è questo Black Bubble di Neve Cosmetics. Io non uso aprire più un mascara alla volta, ma di questo è una fissazione. L'ho scoperto io. Me lo sono ordinato dalla mia amica che è il negozio. Lei, dopo averlo scoperto tramite me, l'ha ordinato anche per gli altri clienti. Quindi, Anna Maria, come vedi, ho buon gusto e riesco a trovare tutte le chicche. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, la faccia tua. Chiedo scusa, oggi video divertente perché mi accuso anche di essere moscia nei miei video, va bene. Quindi lo scovolino è fatto così, è un po' liquido, quindi si insozza un pochettino intorno, ma sinceramente non so se notate effetto proprio ciglia finte e vi assicuro che lo trovo spettacolare. In più non è di quei mascara che subito si seccano, è completamente bio, ha un prezzo di 9,90 euro, cioè
Non si può pretendere di più da un mascara, a mio avviso. In più anche il pack rosa, che non guasta mai un po' di rosa ovunque. Quindi, ragazze, è consigliatissimo. Al momento è la mia fissa e credo che rimarrò su di lui, nel senso che fin quando ci sarà, indosserò solo lui. Ho due mascara in scorta, ma sinceramente credo che li regalerò senza nemmeno utilizzarli. E mi sono dichiarata a lui e amore, va bene. Ecco, andiamo avanti, mamma, lo metto anche a posto. Un'altra scoperta che ho fatto sempre tramite un'altra youtubers che non mi ricordo proprio chi è. Non, cioè, non mi ricordo chi è, ma non mi ricordo il nome, chiedo scusa. È questa sorta di bronzer terra illuminante di Max Factor. Ora, questa si chiama Creme Bronzer 05 Light Gold. Allora, lei ne parlava benissimo e quindi mi ha talmente fatta venire voglia che lo sono andata ad acquistare. Stiamo parlando di un prodotto che il packaging è un po' cheap, non ha lo specchietto, è proprio quelli basici di Max Factor. Ovviamente non stiamo parlando di un prodotto bio, è un prodotto che si trova nella grande distribuzione. Io l'ho preso da Acquestapone, ho pagato intorno ai 15 euro, ma è una cosa spettacolare. Ma questo prodotto era bombato, vi lascio immaginare, io con tutti i prodotti che ho vado a utilizzare praticamente sempre questo. Allora ve lo mostro. È il prodotto perfetto per me, perché io sono estremamente disabile nel mettermi il bronzer, il blush. Quindi è un prodotto che fa quell'effetto baciato dal sole, leggero, non ha un sottotono né caldo né freddo, quindi è un mix perfetto e in più è anche luminoso. Quindi come vedete, cioè questo era davvero bombato, io ormai sto utilizzando sempre sempre solo questo. Infatti sicuramente lo ricomprerò, ma non subito, quando mi sarà finito, perché ha un po' di 36 mesi. Dietro c'è il link, se riuscite a inquadrare, se vi può interessare, ma è Max Factor, quindi non è dichiarato che non ha un buonici. Però vi assicuro che è una cosa spettacolare. Io lo prendo con il pennello che al momento è a lavare, mi faccio proprio il 3 sul viso, si sfuma benissimo, sbatto un po' il pennello, si sfuma benissimo da solo, ragazze, consigliatissimo. 15 euro, santi benedetti, io credo che farò una bella pulizia barra decluttering delle mie terre e lascerò, ecco, proprio quelle essenziali, perché quando beccate il prodotto giusto non lo lasciate più, perché sennò, ecco, è la fine. Che io per trovare il prodotto giusto per me, perché io lo volevo chiaro, ma ovviamente non troppo chiaro da proprio non vedersi, ma chiaro da scurire un po' i contorni, da fare quell'effetto salute, e questo è bellissimo, quindi sono più che contenta. Ora ve lo mostro meglio. Avete ragione. Vabbè, mi sto organizzando io. Dove l'ho messo qui? In realtà va, cioè è fatto proprio per le scemotte come me che non sono pratiche, quindi è estremamente costruibile. All'inizio scrive poco, però ve lo costruite voi, l'intensità che piace a voi, è ovviamente stratificabile, quindi lo volete più scuro, lo intensificate, non vi crea nessun problema, ottimo, 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 ed ha anche una buona profumazione di quei cosmetici antichi delle terre di una volta, bella bella bella, mi è piaciuto ed è diventato la mia fissazione. Poi ho bocciato, quindi lo vedrete nell'ultimo video decluttering, il blush che avevo in uso, e quindi ne ho messi in mezzo un altro, perché io a volte cambio, però fondamentalmente metto in mezzo del blush, uso quelli, cerco di portarli a termine e poi ne metto altri. Fermo restando che quando voglia vado a pescare vari blush, faccio le varie combo, mi diverto un po' a giocare. Al momento ho messo in mezzo questa palette di Essence che è carinissima, già dal packaging love, niente di che, non ha lo specchietto, e c'ho questi tre blush che visti così possono sembrare qualcosa di arcano. Ragazzi, se la trovate o se la tenete, mettetela in uso perché è carinissima. Addirittura si profumano un po' di plastica, però
Però io mi ci trovo bene. Sembrano colori assurdi, ma in realtà io oggi ho questo centrale, quindi no. Sono semplici blush rosati. Io adesso ve li swatch, però io non sono troppo d'accordo negli swatch perché vi assicuro che poi sul viso fanno un effetto proprio. Adesso swatchati sono così. Però vi assicuro che sul viso si amalgamano bene, non fanno macchia, sono costruibili, sono simpatici. Quindi se la trovate o se l'avete, ricacciatela fuori perché sinceramente ne vale la pena. Io quando mi metto dell'idea di finire un blush lo finisco. Pensate che ho finito uno di quelli là grandi, grandi, grandi di Kiko Bombati. Ci ho messo un anno, ma l'ho finito. Per la serie questioni di principio, no, e sono simpatici. Alla fine non è nemmeno tanto prodotto perché sono 17 grammi di prodotto in totale. Quindi voglio dire, è simpatico, non ha lo specchietto, va bene anche per i viaggetti, volendoselo portare dietro. L'ho messa in uso così, l'ho vista, l'ho provata, convintissima, ecco, di bocciarla, perché ho detto, ma questi colori, ma come mi sono scimunita a comprarli sul viso, chissà che effetto faranno. Invece no, 6-7 € di palette. Carinissima, quindi se la trovate ve la consiglio, se siete amanti del blush, volete cambiare o semplicemente vi serve un blush, consigliatissima, come è la mia palette più utilizzata. Poi passiamo agli occhi. Non so se voi seguite il mio video, è la prima volta, insomma, sapete io come la penso e come mi comporto in genere. Io utilizzo un prodotto alla volta, quindi apro 1/2 fondotinta alla volta, 1/2 correttori alla volta, quindi voglio dire, sono abbastanza statica con i prodotti base. Poi, ovviamente, c'ho anche altri tipi di correttore, quindi se voglio un effetto diverso, so dove andare, sono abbastanza mirata. Ecco, non mi perdo nemmeno 10.000 correttori che poi magari non uso, faccio seccare. No, ho imparato negli anni a regolarmi. Per quanto riguarda invece le palette occhi, è una fissazione, io ho tipo una collezione, però periodicamente mi fisso con una palette e utilizzo più quella rispetto a un'altra. La palette di questo Natale, di questo dicembre, è stata la Gingerbread Spice No. 1. Io questa non l'ho acquistata l'anno scorso, l'ho acquistata quest'anno, come l'hanno rimessa. Il primo 20% l'ho comprata subito perché l'anno scorso mi ero pentitissima di non averla comprata. A prescindere dal profumo che c'ha, questa palette ha un range colori meraviglioso. E vi dico, vi anticipo, vi spoilerò che sto puntando maledettamente l'Extra Spice e probabilmente so già che mi arriverà con un regalo speciale. Quindi voglio dire, io l'adoro. Ragazzi, a prescindere dal profumo la mattina quando vi truccate una goduria, sembra veramente che state aprendo una scatola di cioccolatini, ma sono degli ombretti meravigliosi. Il trucco di oggi, non so nemmeno a dirvelo, l'ho fatto con questa palette. Ora, io realizzo diversi trucchi, ma il mio trucco preferito è con questo qui. Non vi dico i nomi perché non li pronuncio bene, dopo mi criticano. Ci sono delle signorine, soprattutto io, che mi criticano, nell'angolo interno. Su tutta la palpebra mobile metto questo qui, dopodiché sfumo nella piega un po' questo e nell'angolo esterno per scurire un po' metto il viola o il marrone scuro della palette. Poi ovviamente ogni tanto cambio le sfumature, arancio, rosa, fucsia, li uso un po' tutti, però il mio trucco preferito è questo, diciamo questo è il trucco barra coperta di Linus, quando vado di fretta, quando non ho proprio tempo e sono disperata, utilizzo questo trucco qui. E niente, questi sono i miei, ovviamente questa è una palette che rivende Sephora, lo sapete, in esclusiva al prezzo di 50 euro, ma va spesso cioè quando mette il 20 rientra sempre nel 20. Ragazzi, è una palette fenomenale che io consiglio, più della 2, se proprio dovete scegliere vi consiglio la 1, bella, bella, bella. Il range di colori nelle mie corde sono colori bellissimi, pigmentatissimi, ripeto, io non. È inutile che sto qui a swatcharveli perché avrete visto milioni di swatch, su YouTube ci sono milioni di swatch, non vi voglio far perdere più di tanto tempo, però ve la consiglio a occhi chiusi. Adesso
al momento è la mia fissazione di dicembre. Devo dire che prendo sempre solo quasi questa. E ogni volta che faccio questo tipo di trucco, le persone non dico mi fermano per la strada, ma al lavoro mi fanno tutti i complimenti. Insomma, mi dicono: ma che begli ombretti, come hai fatto, come le sfumate facciano quando gli ombretti sono buoni di qualità e sono, c'hanno il loro, tutto viene da sé. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento al mio prossimo video. Spero che il video, come sempre, vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia tenuto quel quarto d'ora di compagnia. E niente, ci vediamo alla prossima se vi va e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao!